Ciao, allora oggi vi voglio fare un video con gli ultimi prodotti finiti. Ultimamente sto finendo una marea di cose e infatti state vedendo i miei ultimi video sono tutti dei prodotti terminati, però li finisco quindi per condividerle con voi vi faccio i video. Iniziamo. Allora, un prodotto che io considero un must have per me e che continuo a ricomprare sempre è della Bottega Verde, l'effetto Ice. Io tendo ad avere le gambe un pochino gonfie, un pochino pesanti, soprattutto la sera. Spruzzo questo e praticamente mi dà estremamente sollievo. Questo è al mentolo e quindi appunto col mentolo ha questo effetto rinfrescante. In più aumento l'effetto mettendolo in frigorifero e soprattutto d'estate rinfresca tantissimo, dà moltissimo sollievo alle gambe e anche le sgonfia. E quindi questo ve lo consiglio. Costa all'incirca una decina di euro, però spesso la Bottega Verde fanno offerte promozioni, addirittura l'ultima l'ho pagato 4,50 euro, una cosa del genere. Quindi lo trovo convenientissimo. In più io lo applico su tutta la gamba, non solo sul piede, solo sui piedi e quindi appunto mi piace moltissimo e continuo a ricomprarlo. Un altro prodotto che mi è piaciuto molto è il Deo Vapo Naturale al musco bianco dell'Allume di Rocca della Natura Amica, questo qui. Questo mi era stato mandato dall'azienda, quindi mi era stato omaggiato dall'azienda e mi piace molto, ha una profumazione molto delicata, molto soft, però comunque si sente è anche abbastanza persistente. A me piace che comunque che il deodorante si senta, non mi piacciono quelle profumazioni neutre e quindi poi questo anche essendo naturale, essendo privo di alluminio, di alcol e di parabeni, mettiamoci anche che è un plus. Sapete, però io non è che mi faccia molti problemi da quel punto di vista, cioè se ci sono i siliconi, vengano. E questo è raccomandato per le pelli sensibili, il che è un altro plus per me perché comunque io ho la pelle molto sensibile, soprattutto nelle ascelle, ma anche in generale ho comunque la pelle delicata. E quindi questo che è delicato per la pelle è anche una buona cosa. Un prodotto che invece non mi è piaciuto particolarmente è il Deo Sauber, il Deo Dry, questo qui. Questo è quello in gel con microsfere rinfrescanti. Io normalmente compro quello in crema, però ho voluto provare questo qui proprio perché comunque diceva antimacchie e antialoni. Io normalmente compro quello in crema. Questa volta ho comprato questo qui perché comunque col periodo estivo diceva pure antimacchie e antialoni. Ho detto vabbè, proviamolo. È finito in mezzo secondo, cioè nel senso, rispetto a quell'altro, è finito subito. Se ne va via che è una bellezza. In più il fatto che comunque è gel, è trasparente, non vedi dove lo metti. Quindi io devo vedere dove metto il deodorante. E questo invece no, non mi è piaciuto. Poi sono 25 ml, quindi è praticamente niente. E senza alcol, senza parabeni, sì, quanto vuoi, fa comunque il suo effetto, perché comunque il suo effetto lo fa, però il fatto che comunque è finito subito non mi è piaciuto e quindi continuo, non lo ricomprerò questo sicuramente, tornerò alla versione originale. Io questo lo uso in abbinato a questo o comunque a un altro deodorante, perché questo qui non ha profumazione. Ma sempre ho fatto così, proprio perché appunto mi piacciono questi della Sauber, però comunque col fatto che non hanno profumazione lo abbino sempre a un altro deodorante. Un altro prodotto che continuo a ricomprare è della Depil Soap della Cadeia, anzi scusate, la crema depilatoria. Io questa la utilizzo come se fosse una schiuma appunto per depilarsi e l'applico sulla gamba, la lascio agire all'incirca un minuto, poco, ma anche, forse anche di meno, e poi la vado a rimuovere. Non mi piace utilizzare la schiuma depilatoria per questo utilizzo perché non trovo che abbia lo stesso effetto. La crema tende ad ammorbidire ulteriormente la pelle, lascia comunque la pelle dopo molto più morbida, molto più liscia e quindi mi piace sempre abbinarla in questo modo. In più trovo che la crema depilatoria duri molto anche di più perché comunque ne basta una quantità infinitesimale e stesa sulla pelle comunque si espande molto bene. E quindi mi piace molto di più rispetto alla schiuma depilatoria, alla crema depilatoria che continuo ad utilizzare.
Ne sono innamorata perché comunque ha un profumo delizioso, lascia la pelle morbidissima. Buonissimo. È della Douglas, della linea Home Spa, la doccia schiuma, sì, la body schiuma, Bamboo Milk Rice Oil, questo qui. Allora, ha un profumo buonissimo, fresco, delicato, lascia la pelle, è una mousse praticamente, che lascia la pelle morbidissima, liscia, fresca, cioè lo amo. E a me mi piace comunque tutta la linea proprio di questa collezione, quella della Home Spa. Se vi capita andare in un negozio Douglas, provatelo, perché comunque è buonissimo. Questo mi è stato omaggiato da Douglas, come questo qui mi è stato omaggiato dalla Cathay. Un prodotto che sinceramente invece non mi è piaciuto particolarmente, mi è stato pure questo omaggiato sempre da Douglas, è della linea Douglas Shawn, come si dice questo qui, la body lotion. Non mi è piaciuto perché soprattutto la confezione non mi è piaciuta. È impossibile, allora, è una sorta di crema gel. Il profumo è buono. Sì, il profumo è buono perché comunque sa di lavanda e timo. E, è buono, comunque idrata la pelle. Io lo utilizzo questo qua sulla parte alta del corpo, quindi sulle braccia, sul décolleté, sulla pancia, sul collo comunque. E mi è piaciuto molto come effetto. Però non mi è piaciuta appunto la confezione, perché? Perché con questa pompetta il prodotto che c'è qui sotto non lo raccoglie. È troppo denso per scendere, cioè io anche se lo lascio così non scende il prodotto, quindi diventa impossibile praticamente raccogliere quello che c'è in fondo. E a un certo punto mi sono stancata di stare sempre a combatterci per raccoglierlo e l'ho abbandonato. Però il prodotto di per sé è comunque buono, andrebbe forse rivista appunto la confezione. Un altro prodotto che invece non mi è piaciuto è della Head & Shoulders, questo antiprurito 2,40. Non mi è piaciuto perché, innanzitutto per la profumazione, perché questa è una profumazione di eucalipto. Ogni volta che lo utilizzo mi sembra di stare utilizzando queste profumazioni balsamiche che si usano quando magari sei un po' raffreddato, quando devi fare l'aerosol. Non mi è piaciuto. E più non mi è piaciuto proprio il prodotto di per sé, perché non mi antiprurito per niente, cioè nel senso non mi attenuava il prurito magari che potevo avere derivante dalla dermatite. E quindi non mi è piaciuto per questo e non lo ricomprerò. Ho abbandonato per ovvi motivi la mia spugnetta per il viso, per lo scrub. Questa era di Douglas. L'ho abbandonata perché, colpa mia più che altro, l'ho dimenticata in un contenitore, quindi senza lasciarla ad asciugare all'aria, e si è formata la muffetta. Però comunque mi piace molto questo tipo di spugnette, mi piacciono molto perché comunque sono buone per fare lo scrub, perché comunque le bagno leggermente e poi le vado ad applicare sul viso, comunque fa un effetto scrub. Le utilizzo per togliere i prodotti, quindi magari faccio le maschere, vanno le sciacquate, le tolgo un pochino con queste. Sono delicate, ma sono anche comunque molto ignoranti quando devono essere ignoranti. Tutto va in base a come spingiamo sulla pelle. E questa mi piace molto. Orrenda è questa qui. Allora, questa è una gomma, penso che sia in silicone o qualche cosa del genere, che l'avevo comprata illusa che potesse sostituire quella della quella questa. In realtà no, cioè è appiccicosa, non fa niente, non scorre sulla pelle, non fa nessun effetto nessun effetto, niente proprio. Non la trovo utile nemmeno per magari applicare il fondotinta. Magari può essere utilizzata giusto per tamponare così, però cioè nel senso non vale proprio la pena contenerla, perché comunque utilizzando una
una spugnetta, un, come si chiama, un qualsiasi prodotto per applicare il fondotinta, vado poi a tamponare e il risultato è lo stesso. Quindi questa l'ho comunque abbandonata proprio per sua inutilità. Ho terminato proprio oggi invece la maschera purificante dell'HQ. A me continuano a piacere queste maschere, continuo a ricomprarle. Io questa ad esempio dice 3 dosi, ce ne ho fatte tranquillamente 4 o 5 e fa l'effetto che promettono. Non sono mai rimasta delusa con nessuna delle maschere dell'HQ. Questa in particolare è la maschera purificante all'argilla bianca e bio epilobio. Non ho idea di cosa sia l'epilobio, però l'argilla bianca la conosco. E sì, comunque purifica la pelle, la rende più compatta, più luminosa e è una classica maschera all'argilla, quindi va applicata, va lasciata asciugare un pochino e poi va rimossa. Fa quello che promette, costa all'incirca 2-3 euro, una cosa del genere, e sono due, diverse dosi. Ricomprerò tranquillamente. Infine, dentifricio. Sbiancante anticarboristeria, sbianca appena a un certo punto, ha uno smalto, sì, uno smalto, è un dentifricio senza lode, senza infamia. Se non trovo un'offerta lo riprendo, se non lo ritrovo non muoio. E basta, questi sono tutti i prodotti che ho terminato. Se avete commenti, se avete domande su qualcuno o qualche prodotto, lasciatemi un messaggio qui sotto. Vi ricordo tutti gli altri social, vi ricordo Facebook, vi ricordo Twitter, vi ricordo Pinterest, vi ricordo Instagram, vi ricordo Zoo, perché sono anche su Zoo, e vi ricordo Periscope, dove ogni tanto sono live. Detto questo, vi saluto.